una situazione così non era mai capitata. Raccolti un po' più scarsi, gelate primaverile, ma una situazione così è la prima volta che si verifica. Massimo Gravucci è uno degli agricoltori della Val d'Aso che quest'estate hanno dovuto fare i conti con la mancata produzione della mela rosa dei Monti Sibillini, uno dei prodotti tipici della comunità montana del Tronto. Il motivo va ricercato nel maltempo che ha interessato le Marche nei mesi di maggio e giugno, fenomeni che hanno provocato la formazione di funghi che hanno attaccato le foglie dove nasce il frutto. La produzione è praticamente nulla quest'anno e la mela rosa speriamo che torni l'anno prossimo, anche perché ci saranno degli strascichi purtroppo anche in futuro per i funghi che hanno attaccato le foglie, la ticchiolatura in particolare, e le piante sono abbastanza messe male. Si parla di una produzione azzerata per il 90%, ma non è solo la mela rosa ad aver risentito del clima instabile dei mesi scorsi. Nella zona montana, infatti, il raccolto è diminuito drasticamente. Quest'anno si è raccolto pochissimo anche sull'estensivo, i cereali, il foraggio con il taglio ritardato di un mese, dunque anche scarsa qualità, oltre che scarsa quantità. E poi anche io sento le vigne, le poche vigne che sono qua su in montagna, sono praticamente senza uva. Per un altro fungo, la peronospora, sempre dovuto all'eccessiva pioggia, all'eccessiva umidità. Agli agricoltori e produttori non resta ora che confidare nella prossima stagione, con la speranza che il tempo sia più stabile di quanto non lo sia stato quest'anno. Ma le prospettive sono tutt'altro che incoraggianti. Speriamo che le piante riescano a riprendersi rapidamente e avere almeno un po' di produzione l'anno prossimo con i nuovi ricacci che speriamo siano sani già in partenza a primavera, perché comunque le gemme che dovrebbero produrre l'anno prossimo sono comunque tante rovinate da questo fungo, e la produzione sarà scarsa anche l'anno prossimo sicuramente.